in collaborazione con Geico Gold. Nuovo appuntamento del grande gioco, il focus dunque questa sera è sull'Ucraina, vittima di una sorta di oblio mediatico con il deflagrare del conflitto medio orientale. In Italia i riflettori temporaneamente riaccesi giorni fa in occasione della burla telefonica ai danni della Premier Meloni, e la parola chiave in quell'occasione è stata proprio stanchezza. Eppure i possibili sviluppi della crisi hanno una enorme rilevanza geopolitica. Guerra iniziata dalla Russia che continua a mietere quotidianamente vittime a ritmi vertiginosi. Ne parliamo con il direttore di Domino, Dario Fabbri. Buonasera Dario. Buonasera a tutti. Ciao Gianmarco. Allora, direi di partire dalla situazione sul campo. Nei giorni scorsi rumors di una testa di ponte ucraina sul lato orientale del grande fiume Dnipro, ma complessivamente pare esaurita la controffensiva di Kiev, annunciata alla vigilia come risolutiva, avrebbe in realtà prodotto solo guadagni territoriali e modesti al prezzo forse di ingenti perdite umane e materiali. Faccio il punto, Dario. Beh, riparto dalle dichiarazioni che ha scritto da pochissime ore il generale Zaluzhny, generale ucraino, che per la prima volta ha chiaramente parlato di fallimento in modo implicito della controffensiva, descrivendo la situazione come ferma, come ad uno stallo, in cui né ucraini né russi riescono ad avanzare, e dipingendo in maniera molto vivida uno scenario negativo, pessimistico per Kiev, contraddicendo di fatto quelle che sono invece le attestazioni da parte di Zelensky del suo alturace più stretto, che altrimenti raccontano di una guerra che è ancora nella disponibilità dell'Ucraina e che può essere vinta a patto che l'Occidente, specialmente gli Stati Uniti, continuino a consegnare armamenti e fondi al paese aggredito. Perché riparto da queste dichiarazioni di Zaluzhny, che hanno avuto un eco davvero rilevante negli ultimi giorni, perché per la prima volta, per l'appunto, l'Ucraina ammette le difficoltà che sta vivendo. Immediatamente queste dichiarazioni sono state smentite dalla portavoce del governo ucraino, che le ha definite sbagliate, semplicemente, sebbene in buona fede, anche perché, intendiamoci, nel chiedere fondi ed armamenti ai loro soci, l'Ucraina non può presentarsi per ottenere tutto questo descrivendo uno stallo. Lo stallo non conduce mai ad aiuti ulteriori, conduce piuttosto al perseguire un negoziato. Questo però ci racconta che sul campo, con la fine della controffensiva, grandi spostamenti non ci sono stati. La controffensiva è mediamente fallita perché? Per alcune ragioni strutturali, perché i russi sono di più rispetto a qualche mese fa sulla linea del fronte, perché molti mesi fa si ritirarono dall'altra parte del fiume, lasciando la città di Kherson, e questo ha reso molto più difendibile la loro posizione, perché nel frattempo hanno minato il terreno ovunque, hanno scavato fossati e trincee, perché gli ucraini hanno avuto gli armamenti decisivi troppo tardi ancora, in media non li sanno manovrare, perché la Russia ha armamenti di livello che continuano ad essere rinfocolati attraverso munizioni ed anche aiuti da parte specie dell'Iran e parzialmente da altri soggetti. Per tutte queste ragioni l'offensiva è stata un fallimento, ed anzi, proprio nelle ore in cui Hamas attaccava Israele,
l'esercito di Mosca è passato di nuovo al contrattacco, specialmente in una città, quella di Avdiivka, che proprio il generale Zaluzhny critica, sebbene non direttamente, lasciando intendere che per alcune posizioni sulle quali si è un po' incaponito il governo di Kiev potrebbero essere riviste. Concludo ricordando che a questo punto ci si avvia all'inverno da quelle parti, molto meno da noi, ma da quelle parti sì, e che renderà le operazioni più lente, più complicate, e staremo a vedere se questa possa essere l'occasione per un negoziato tra le parti. Al momento non c'è, anzi Zelensky continua a dire noi non possiamo trattare con i terroristi, che sarebbero i russi, in una definizione un po' stramba, perché comunque la Russia è un paese aggressore, un impero che ha aggredito in modo convenzionale un altro paese. Il terrorismo è piuttosto un'operazione asimmetrica, ma questo lo lasciamo da parte, almeno la disputa dottrinale. Resta il fatto che Kiev è davanti a un bivio. E sentiremo le dichiarazioni cui facevi riferimento fra poco. Hai fatto cenno, Dario, anche a questi dissidi fra la presidenza, il generale Zaluzhny, e ciò in un qualche modo introduce anche il prossimo tema, perché abbiamo sentito in questi mesi infinite speculazioni sulla tenuta del fronte interno russo, sulle motivazioni dei mobilitati, ma paradossalmente sappiamo molto poco di ciò che accade in Ucraina, se vi sia quella totale compattezza data spesso per scontata dai media occidentali. Interessante allora un reportage della TV francese. Una troupe si è recata prima nei pressi del confine con la Romania, dove le guardie di frontiera ucraine tentano di impedire l'uscita non autorizzata di persone arruolabili. Poi un'intervista anche nei pressi della città di Zaporizhzhia. Sentiamo. Вони дуже різні бувають. Ну, ці. Це дивіться. Від Москва це індивідуально. Хтось каже, що від Вінетіка, хтось каже, що сім'я не за кордон і пробують втекти. Але в більшості кажуть одне, а тікають від війни. Nous avons rencontré l'un de ces hommes cherchant à fuir. Il est médecin, il a 30 ans. Il explique qu'au début de la guerre, il était prêt à aller sur le front. Mais un an et demi après, il veut à tout prix y échapper. Внутри системы военной я передумал, а это именно, когда человек остается без рук, без ног, он получает выплаты в размере 800 гривен в месяц, также часто без вести пропавших, которых не ищут. Ecco Dario, non è la prima volta che la TV pubblica francese si occupa di tematiche per così dire scomode. Detto ciò, penso comunque sia indiscutibile nel complesso l'afflato patriottico degli ucraini, ma quanto a lungo si può resistere in simili condizioni a livello motivazionale? Peraltro dopo una controffensiva, come dicevamo, che non ha portato a risultati tangibili, con la sensazione di essere dimenticati almeno da alcuni alleati occidentali, e quanto può reggere dall'altra parte la Russia? Ma se la Russia può reggere nettamente di più, non sono paragonabili le risorse russe con quelle ucraine. L'Ucraina, se non ci fosse stato il decisivo intervento americano da remoto insieme alla Gran Bretagna, la Polonia oggi, come ovvio, non sarebbe in grado di resistere, non lo sarebbe stata in questi mesi. C'è voluto l'eroismo dei soldati ucraini, ma da sé questo non sarebbe mai stato sufficiente. I problemi sono soprattutto ucraini, nettamente più ucraini in questo momento, sebbene la Russia sia un paese sgangherato che ha enormi difficoltà, ma ha enormi difficoltà a competere al massimo livello, cioè a deficienze per stare nello stesso sport di americani e cinesi, per capirci. L'Ucraina ha grandi difficoltà nel sopravvivere a se stessa, cioè sono proprio piani estremamente diversi ai noi. E in questo momento, come dicevamo, il bivio è proprio al cospetto di Kiev, perché quando noi abbiamo discusso nelle due precedenti puntate del Grande Gioco di ciò che sta accadendo in Medio Oriente, lo abbiamo fatto descrivendolo come uno dei fronti, come una sorta di spin-off, l'ennesimo della competizione principale, che è quella tra Washington e Pechino, con Mosca a traino di Pechino. Ebbene, gli Stati Uniti temono, come è capitato a tutti gli imperi, a tutte le superpotenze della storia, la distrazione. Una volta non la temevano, erano una superpotenza adolescenziale, sopravvalutarono gli effetti storici dell'11 settembre, si cacciarono, ecco qui Biden, si cacciarono in quello che Biden ha definito un enorme errore, cioè la guerra al terrorismo tra Afghanistan
e Iraq, sebbene in maniera diversa. Oggi invece hanno imparato la lezione e temono quella medesima distrazione, perché allora, mentre gli Stati Uniti si attardavano in contesti esotici e noi con loro, vale la pena ricordarlo, cinesi e russi se ne approfittavano. Per questo motivo Washington vorrebbe chiudere i fronti, sia quell'ucraino, se potesse, almeno congelarlo, e ancor di più quello medio orientale, dove vuole scongiurare un allargamento del conflitto. Per queste ragioni Kiev teme non solo l'obbligo mediatico, come tu hai in maniera efficace descritto ciò che sta accadendo laggiù, ma teme proprio di essere accantonata in questo momento come crisi, anche in modo concreto, effettivo, dagli americani, che poi, come dicevo, sono tutto ciò che decide dell'andamento della guerra, almeno visto con gli occhi del governo ucraino. Sentiamo ora un frammento delle dichiarazioni del presidente ucraino Zelensky alla NBC, poi ne riparliamo. I don't have, for today, I don't have any relations with Russians, and they know my position, that is the position of my country, that is the position of our people. We don't want to make any dialogue with terrorists. Allora, abbiamo sentito proprio dalla voce di Zelensky ciò che tu, Dario, anticipavi proprio poco fa. Siamo appunto sul campo diplomatico, che alla luce di ciò che abbiamo appunto sentito proprio adesso dal presidente ucraino, sembra vedere un muro appunto a Kiev. Qual è invece la strategia degli Stati Uniti? È possibile, a tuo avviso, una soluzione appunto diplomatica prima delle prossime elezioni presidenziali in America? Molto difficile da dirsi. Gli americani ovviamente non hanno interesse in un allargamento sul terreno, cioè sull'Europa della Russia, che non è neppure il nostro interesse. Per noi è molto svantaggioso se la Russia si allarga sul continente europeo, cioè sul più importante continente del pianeta tutt'oggi, ma allo stesso tempo gli americani possono dirsi, tra mille virgolette, perlomeno soddisfatti di aver scongiurato che la Russia si prendesse l'intera Ucraina, che la smilitarizzasse, che la mettesse sotto il suo tallone. Questo non è avvenuto. Sì, la Russia governa e controlla territori occupati, nei quali peraltro ha realizzato una pulizia etnica, cioè sono rimasti soltanto i russofoni, e non li ridarà mai indietro questi territori, se non a fronte di una sconfitta militare che non è alle viste. Nonostante questo, gli americani possono dirsi almeno soddisfatti di quanto sopra. Però c'è un grande però, che questa guerra ha spinto, stiamo vedendo Vladimir Putin, la Russia nelle braccia, ma dovremmo dire nelle fauci, della Cina. E questo non è uno sviluppo positivo per gli Stati Uniti d'America in nessuna maniera, che hanno due nemici di taglia diversa, cioè cinesi e russi, ma non possono sostenere il vederli insieme, cioè vedere un fronte avverso compatto, anzi hanno necessità di dividerlo. E quindi congelare il conflitto in Ucraina può significare anche provare a distogliere la Russia, cioè a toglierla dall'abbraccio che ha stretto con la Cina. Non dobbiamo impressionarci, le superpotenze sono volubili. Abbiamo visto in questi mesi prendere sul serio tremendamente, come se fosse una disputa ideologica, l'atteggiamento americano nei confronti della Russia, specie alle nostre latitudini, cioè in un paese come il nostro che non ha esattamente a nessun livello una grande cognizione geopolitica, spesso più ideologica, ma non dovremmo stupirci per l'appunto se nei prossimi mesi Washington cominciasse a parlare con Mosca. Gli Stati Uniti non sono una ONG, fanno un altro mestiere e hanno necessità di dividere il fronte. Peraltro dividere quel fronte può essere conveniente anche per noi, per il semplice fatto che avvantaggia la Cina avere la Russia dietro di sé, e quindi svantaggia noi, svantaggia l'Occidente. Chiudo. Quando Trump è stato eletto aveva ovviamente in testa non solo di aprire la Russia, ma di abbracciarla profondamente, perché Trump vorrebbe essere Putin più o meno, per chissà quali ragioni strategiche. All'epoca gli fu impedito da molte ragioni, ma soprattutto dal no degli apparati americani, che contano molto più di un presidente. Questo anche per avviso a chi seguirà in maniera spasmodica le elezioni americane, come se fossero l'NBA, ma gli apparati che non sono eletti e durano di più sono più rilevanti, e allora impedirono a Trump di aprire la Russia, come lo impedirono a Obama, come lo impedirono a Bush figlio. Adesso il sentimento è un po' cambiato laggiù,
proprio nelle agenzie governative, per quello che dicevo prima, perché hanno visto la Russia finire troppo nell'abbraccio della Cina. Una parte di questi apparati si nasconderà sotto la gonna di Trump qualora fosse eletto, ma anche senza l'elezione di Trump, un'apertura che oggi sembra fantascientifica tra Washington e Mosca, non diventeranno amici, attenzione, ma potrebbe essere almeno abbozzata. In questo scenario di riavvio del dialogo, appunto, un dialogo concreto fra Washington e Mosca, quale destino spetterebbe a Zelensky, che appunto l'abbiamo sentito anche in questa occasione mantiene una linea insomma molto rigida, severa riguardo ad un possibile negoziato con Mosca? Beh, Zelensky a mio avviso sta svolgendo finora in maniera encomiabile il suo ruolo. Il ruolo di Zelensky in questo momento molto difficile è di non far perdere non solo attenzione sulla guerra, magari forse soltanto questo. Zelensky percepisce ciò che io ho descritto. Quando si aprono più fronti, ogni apertura di un fronte è negativo per l'Ucraina, perché toglie attenzione, perché mette paura agli americani. Nel discorso di Biden alla nazione, quando è cominciata una nuova guerra in Medio Oriente, Biden dice, ne abbiamo già parlato, noi siamo in grado di reggere due fronti, ma non è vero. Nessuna superpotenza lo è mai veramente, se anche lo fosse non vorrebbe mai dimostrare a se stessa di esserlo. Quindi Washington vorrebbe chiuderne uno, forse tutte e due, come dicevamo. E disperatamente, davvero in modo coraggioso, devo dire, Zelensky prova a tenere aperto il suo di fronte, rivolgendosi agli Stati Uniti d'America e anche a noi, commettendo anche qualche errore grossolano. Ad esempio, in una situazione difficile come la sua può capitare, un po' semplice dirlo da qui, me ne rendo conto, nella nostra comodità, ma quando Zelensky mette sullo stesso piano l'aggressione subita dalla Russia e i terroristi di Hamas nei confronti di Israele, questo ha generato nel governo Netanyahu notevoli dissapori nei suoi confronti. Già Zelensky non è amatissimo dal governo Netanyahu, e uso un eufemismo, e gli Stati Uniti in questa fase provano a mediare. Zelensky voleva anche andare in visita proprio in queste ore in Israele e questo signore qui, Bibi Netanyahu, ha detto no, grazie. Però la posizione di Zelensky è molto difficile ed è per questo che non può che essere apprezzato lo sforzo. Qualcuno può dire chiudo, però Zelensky dovrebbe mettersi l'anima in pace e negoziare con i russi. Ci può stare sul piano grammaticale, ma mettiamoci nei panni degli ucraini, riuscendo a comprendere ciò che hanno subito e che rischiano di subire, e capiremmo velocemente che non è così semplice accettare il fatto compiuto soltanto perché noi siamo stanchi di assistere ad una guerra. Ai vertici di Kiev era stato paventato anche più o meno esplicitamente un futuro all'interno dell'Unione Europea e della NATO. Quale delle due ipotesi di adesione, a tuo avviso, è la più improbabile? Difficile da dirsi. Probabilmente dobbiamo aspettare lo sviluppo della guerra. Oggi è tutto molto sospeso, per cui non è chiaro dove si possa andare a parare. Se dovessimo dire, paradossalmente, o forse no, in questa fase all'Ucraina interesserebbe più, chissà, entrare nell'Unione Europea, perché la NATO è ampiamente entrata nell'Ucraina. Quasi la sua adesione in questa fase specifica è secondaria, che la NATO già c'è dentro l'Ucraina, se le cose rimanessero così. Tuttavia è difficile fare una previsione tra l'una e l'altra possibilità. Credo che gli Stati Uniti vogliano immaginare adesioni, che certamente non escludono e non escludiamo nemmeno noi in assoluto, soltanto attraverso un modus vivendi almeno di medio periodo con la Russia. Ripeto, può essere un velleitario proposito, ma gli Stati Uniti hanno necessità di mettere gli occhi altrove, sull'Indo-Pacifico anzitutto, e di non farsi sorprendere troppo distratti qui o laggiù in riferimento al Medio Oriente. Una domanda secca, perché abbiamo meno di un minuto. In definitiva, a tuo avviso, quale potenza al momento sta beneficiando maggiormente da questa guerra? La guerra in Ucraina? Beh, probabilmente tra le grandi potenze la Cina, che vede gli Stati Uniti appunto impegnati altrove, lontani dalla sua coda, cioè lontani da Taiwan, ma ancora di più la Cina ne sta beneficiando più di chiunque altro, perché si sta prendendo il meglio della Russia, grano e idrocarburi. La Cina ha 1.380 milioni di abitanti in netto invecchiamento, del suo dramma, ciò che rischia fortemente di non condurla mai
a soppiantare gli Stati Uniti, ma proprio per questo ha bisogno di sfamarli e di sostenere la sua produzione non solo civile ma anche militare. E la Russia offre alla Cina tutto ciò di cui manca. È proprio per questa ragione che gli Stati Uniti sono, diciamo, soddisfatti dell'aver impedito, anche attraverso l'eroismo di Kiev, che la Russia si prendesse l'intero paese, ma temono molto questo finire russo nelle braccia, o abbiamo detto prima, nelle grinfie della Repubblica Popolare. Allora si chiude questo focus sul conflitto russo-ucraino, focus doveroso, visti gli interessi in gioco e la portata stessa di questa guerra che ha prodotto un numero davvero intollerabile di lutti. Grazie a Dario Fabbri per la sua consueta chiarezza e profondità. Grazie Dario. Grazie a voi, sempre un piacere. Ringraziamento anche a tutti coloro che ci hanno seguito. Vi ricordo l'appuntamento martedì prossimo, sempre alla stessa ora, con Il Grande Gioco. Collaborazione con Jacob Gold.